che pare aver indovinato il proprio straniero e la Roma, che in vetta alla classifica fin dalla prima giornata guida solitaria il gruppo di testa dopo il clamoroso 4-2 a San Siro contro l'Inter. L'eroe del giorno è Roberto Pruzzo, autore di una tripletta. Che significato ha questa vittoria della Roma? Cosa si dice? La Roma può lottare per il primato. La Roma, secondo me, può lottare per lo scudetto, anzi è la squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Nonostante qualche pausa, i giallorossi viaggiano con una certa regolarità, grazie anche alla regia illuminata di Paolo Roberto Falcao, al quale sono bastate poche partite per diventare il leader del centrocampo. Falcon, 26enne centrocampista brasiliano ingaggiato dalla Roma, è stato presentato questa mattina alla stampa. All'hotel Villa Panfili c'era una vera folla di giornalisti, fotografi, tele e cineoperatori che deve aver convinto Falcon, entusiasticamente accolto ieri a Fiumicino da oltre 5.000 tifosi, che in Italia il calcio è una faccenda importante. Il talento del brasiliano alza il livello qualitativo della squadra e chi ne ricava i migliori benefici è Bruno Conti, che ha un inizio di stagione scoppiettante, confermandosi come uno dei giovani dall'avvenire assicurato. Bruno Conti solo sulla sinistra, per l'ala della nazionale è il primo gol di testa. Un'avventura da non dimenticare. Con Falcao e Conti la Roma di Lidom sembra possedere qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti.